La disobbedienza di alcuni sindaci sul decreto sicurezza non piace alla Confcommercio Sicilia, che attraverso il proprio presidente Francesco Picarella definisce strumentale il comportamento dei sindaci, che sembra orientato piuttosto, secondo Confcommercio, ad ottenere uno sterile consenso. Noi, scrive Picarella, vogliamo garantita la sicurezza. Tutte le imprese siciliane, aggiunge il presidente della Confcommercio Sicilia, chiedono a gran voce legalità e sicurezza per le proprie aziende e per i propri collaboratori, nel rispetto di leggi e regolamenti che sono principio fondamentale del vivere civile. Il tessuto produttivo siciliano ha subito spesse volte in maniera inerme l'assoggettamento mafioso, il racket delle estorsioni, il pizzo, la concorrenza sleale, l'abusivismo che adesso in qualche modo vengono trattati. Quello che il mondo delle imprese siciliane chiede alle amministrazioni, conclude Francesco Picarella, è di fare e correggere qualora ve ne fosse il bisogno, ma fare di ogni argomento sterile demagogia non è più possibile e ci siamo stancati. Insomma, siamo solo all'inizio di uno scontro che sicuramente non porterà da nessuna parte, con il rischio che a goderne potrebbero essere i soliti farabutti che proprio sulla mancanza di certezze nel nostro paese hanno avuto sempre vita facile a danno delle persone per bene, le persone che pretendono di vivere al sicuro e perciò in queste ore ringraziano chi si sta muovendo in questa direzione. Io, ha detto il sindaco di Napoli, De Magistris, sono alternativo a Salvini. È il caso di aggiungere che non c'è però un'alternativa alla sicurezza pretesa dalla gente.